Ronaldo Pecci non è nato a Torino, non ha giocato solo nel Torino, ma ha vissuto in maglia granata 6 anni che hanno lasciato in lui un segno indelebile. Gli anni tra l'altro di uno scudetto 1976 che ha avuto il sapore dell'impresa e che Pecci racconta col suo stile inconfondibile. Secondo me il segreto era che c'era una grande squadra, un buon mix di caratteristiche. Se andiamo nei particolari, credo che insomma due attaccanti come Pulice e Graziani, con le potenzialità che avevano, se riusciva a organizzare un po' la squadra, il resto veniva da sé. Insomma. Noi eravamo un buon gruppo, un gruppo di ragazzi, parlo degli altri, intelligenti, insomma un gruppo di brava gente. E poi ripeto, c'erano queste due bestie là davanti che erano. Infatti una volta io dissi a Radice, no, alla fine del campionato, dice, mister, per forza devi vincere il campionato, no? In tre abbiamo fatto 38 gol, infatti ne ha fatti 21 Pulici, 15 Graziani e 2 io, hai capito? E lui mi guardò di traverso. È passato qualche tempo, ma il Toro è sempre a caccia di una piccola impresa che quest'anno dovrebbe essere la promozione in Serie A. L'esperto è sicuro. Torino vince il campionato di Serie B, sicuramente. Lontano da Torino e dal Torino, ma comunque uno di loro, così si definisce Eraldo Pecci, orgoglioso di aver fatto parte della gloriosa storia di una squadra comunque per sempre magica. Io sono 6 anni al Toro, no? E quando vivi il Toro è veramente una cosa particolare. Non posso parlare male delle altre squadre dove sono stato, anzi sono andato bene, però il Toro c'ha quel quid in più. Io me ne andavo al Philadelphia, non so, sarà calcio da altri tempi, no? Sarà, non lo so, però quando andavo dentro al Philadelphia che me ne andavo, passavo in mezzo a questo sottopassaggio, questi muri così grandi, no? Umidi, che trasudavano su così acqua, umidità, ma storia. Qui lui c'era passato Valentino Mazzola con tutti gli invincibili, e c'è qualcosa che ti resta. C'è un augurio che vuole fare al Torino? L'augurio è che noi restiamo Toro, noi siamo noi, per cui la nostra storia, come dire, non lo so, è come no, se leggiamo un libro, no, che trovi subito la soluzione, non ti intriga neanche tanto, qui invece la soluzione non c'è mai, per tutta la vita, e deve essere questo il Toro, l'ultima pagina non ci sarà mai, credo.